mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Un tempo le fiere erano l'occasione per acquisti particolari e per particolari momenti. Magari un corredo per le nozze della figlia o animali da cortile per la famiglia. Acquistare oggetti che nei negozi comuni non si trovavano. Un'occasione per passare del tempo con amici e parenti, vivere insomma un momento di festa diverso dalla quotidianità. La natura era ed è prettamente merceologica. Inoltre anche il cibo rivestiva un elemento che attirava le genti alle fiere, e questo lo ritroviamo anche ai giorni nostri. Acquisti, cibo e amici. Anche alla fiera di San Bartolomeo ci sono questi elementi. Lei cosa ha preso? Lei c'ha la sporta piena, però. Sì, tante cose. Ah, vedi. Anche le olive, un po' di fiera, insomma. La fiera serve un po' per passare, sì, anche vero, qualche ora così spensierata. Va bene. Da grazie, buona acquista. Oggi, secondo giorno della fiera a Fano, e tra i banchi dei 235 espositori non può mancare la novità dell'anno che, cascasse il mondo, ognuno di noi deve assolutamente avere, ma che poi immancabilmente finisce in fondo al cassetto. Siamo anche su YouTube, vedi, affondi, ritagli, sali su, la prima, la seconda fino all'ultima. Se lo giri dall'altro lato diventa una pratica pinza. Oh my god, direttamente sul piatto. Signori, inox, va anche lavastoviglie. È l'oggetto della fiera di quest'anno. Sì, però sono un po' tristi qui, si potrebbe fare ancora di più. Però magari oggi è il secondo giorno, siamo all'inizio, vedremo stasera, domani. È una novità assoluta questo aggeggio. Sì, è un brevetto tedesco, simpatico, per l'angure, per il melone. Portiamo le novità in fiera. Signora, lo adopererà questo? E credo di sì, io ho un marito che adora il cocomero, lo compro per lui e speriamo che lo adoperi. Perché i cassetti sono pieni di queste cose. Sono pieni di queste cose, ma io ogni anno mi compro un aggeggio per, ecco, alla fiera. L'anno scorso comprai quello dell'ananas e l'ho utilizzato. E quindi insomma, buon acquisto. Grazie. L'elemento distintivo della fiera fanese sono le trecce di cipolla. Se ne possono trovare di ogni misura e varietà, dalla nostrana a quella di Castellone di Suasa, per finire alla prelibatezza naturale che è quella di Cannata. Questa è la cipolla di Cannara e produciamo in questo paese tre tipi di cipolle: la cipolla piatta o schiacciata, la rossa e la dorata. Allora, questa qui, la schiacciata, è una cipolla dal gusto un pochino dolce, buona per tutti i gratin, e la piccolina per fare sott'olio, sott'aceto. Mentre invece la rossa è una cipolla dolce, da usare diciamo per fare tutte le insalate a crudo. Invece quella lì è la cipolla dorata, diciamo la classica, di sapore un pochino più piccante, da usare per tutte le basi. C'è un divertimento per tutti i gusti, quindi chi ognuno vuole la utilizza, sì, come vuole. Ma alla fine della fiera è proprio il caso di dire, tra cipolle, vestiti e bancarelle, quello che regna incontrastato è sempre l'aspetto più dolce, quello delle leccornie. I ciumi vanno sempre alla grande. Alla grande, insomma, la crisi c'è, non ne siamo proprio immuni. Però sì, dai, via. Più i grandi o più i piccoli? I grandi, i piccoli, un po' tutti, dai, ci aiuta, la gente ci viene a trovare comunque. Non fosse altro per le vostre estrose capigliature e cappellature. Grazie.